vuoi sentire Federica della Lega? Poi c'è un altro leghista oggi in ballo, un altro leghista. No, guarda, posso dirti una cosa? Non c'è bisogno ogni giorno di sentire un leghista. No, non c'è bisogno. Oggi è mercoledì, siamo nel mezzo della settimana. Perché? Perché a una persona in macchina che ha avuto una giornata di lavoro faticosissima e sta tornando a casa, devi far sentire Federica. Per quale motivo, Federica? Fagli sentire Galimberti, fagli sentire Cacciari, Bernard Henri Lévy, ad esempio. Federica, no? Invece... fagli sentire, che so, una vecchia intervista di Gore Vidal. Fagli sentire, no? Fagli sentire un editoriale di Roberto Napoletano. Vuoi ammazzare sta trasmissione? Fagli tu. Sentire un editoriale di Roberto Napoletano. Vuoi ammazzare una fagli trasmissione? Fagli sentire Roberto Napoletano. Ma non fagli sentire Federica, Federica della Lega, con tutto il rispetto. Federica, cosa, poi cosa ha detto di così? Guarda, Federica, che merita l'apertura delle 18:44 di questa trasmissione. No, ha detto che cosa, quelle parole scolpite nel, nella roccia di Federica, cos'è che merita? Ha detto, Federica, sì, alle 18:44 in apertura di trasmissione, Federica. Vabbè, ha detto? Sentiamo. No, no, perché sono curioso di sentire che cosa ha detto Federica della Lega. Sentiamo, non ho fatto altro cazzo tutto il giorno, dalla mattina alle 7 che mi sono svegliato, il bambino, il latte, il biberon, poi il dentista, scrascia, il biberon, Federica alle 18:40, che cosa avrai detto mai di così rivoluzionario e determinante, Federica? Ha detto che ci vogliono i nastri rosa e azzurri per i diritti dei bambini invece dei nastri, sentiamolo, era fondamentale, Federica, fermate le rotative al sole 24 ore, parla Federica! A me sarebbe piaciuto vedere qualcuno che magari si ricordi, invece di mettere il nastro arcobaleno, di mettere magari un nastro, uno azzurro e uno rosa, per parlare anche dei diritti di bambini, di avere un papà e una mamma. Perché dei diritti di bambini, ovvero quelli che non parlano e non votano, nessuno se ne ricorda mai. Ma il diritto è avere un papà e una mamma, non avere un figlio, che non è un diritto. Hai capito? Ma falla risentire ancora, perché è determinante questa cosa sui diritti dei bambini. Invece ti faccio sentire una cosa, Galimberti, il Tomato Galimberti, che contro la Gardini, credo che fosse di ieri questo, sì, dice sì, che il pubblico di Sanremo è come quello di Padre Pio. Ottimo. Cose scadenti dell'esistenza. No, sì, su questo non ha ragione, dai. Col professore. Su questo non ha ragione, dai, sul pubblico di Sanremo scadente. Professore. Anche tu dici che il pubblico di Sanremo è scadente. Beh, c'ero anch'io tra quelli. E allora sì, che cazzo dici? No, dai, ti considero scadente anch'io, quindi. Ha un pubblico più o meno che coincide con quelli che seguono Padre Pio, nel senso che sono quei fenomeni di massa sulle cose scadenti dell'esistenza, e va bene, questo è Sanremo. Beh, mettere Padre Pio tra le cose scadenti dell'esistenza è proprio di cattivo gusto, direi. Beh, non mi dirà mica che le manifestazioni intorno a una salma sono espressioni di fede, la fede è una cosa seria.